Ciao ragazzi, in questo video voglio parlarvi di cerotti per rinforzare i sensori, dei vari formati dei cerotti e di come mai penso che il 5 centimetri possa essere il miglior primo acquisto per chi va a comprare un nastro per cerotti. Allora, li ho provati tanti di tante marche. L'ultimamente ho provato questo qua, Fixum Ultra Transparent, e mi è risultato essere proprio il migliore in assoluto, cioè il più facile da applicare, quello che sulla pelle risulta più sottile, più impalpabile e che quindi dà meno fastidio al corpo di tutti gli altri. Secondo classificato con un ottimo rapporto qualità-prezzo è Opsite Flexix, però devo dire che avendo provato questo ultimo, questo è decisamente superiore proprio come sulla pelle proprio è decisamente proprio impalpabile. Oltre a essere proprio più facile da posizionare, che per questo tipo di pellicole trasparenti, se non l'avete mai vista applicata, adesso ve ne faccio vedere un pezzettino sulla pelle, non è una Vi cosa. faccio Faccio vedere vedere. sulla pelle, prendiamo una striscettina piccolina così. Questo è il migliore, vi faccio vedere. Quando arriviamo qua ci abbiamo già una parte che ci si toglie, ok? Lo andiamo ad applicare sul dorso della pelle. Adesso attacca benissimo, anche se io ho i peli che la rendono più difficile. Facciamo aderire anche quest'altra parte. E attenzione, tolgo così. Movimento molto facile, tolgo la pellicola che gli dava rigidità, rimane solo la pellicola sulla pelle che è veramente impalpabile. È ottima, questa è eccellente, ragazzi. Adesso vediamo questa Opsi Flexix, tagliato un pezzettino, anche in questo caso ci risulta staccabile. Lo metto a fianco della prima, faccio aderire. Ok, prendo quest'altra, tolgo il cerotto, faccio aderire bene anche questa. Ok. E qui anche questa parte superiore è un metodo differente, prima si toglie un pezzetto, poi si toglie l'altro. Risultato, sulla pelle, questa qua, la prima che ho messo, è migliore, è più impalpabile, è più sottile, mi sembra, ed è più facile da applicare. Va bene, quindi sono tutte e due molto buone, ma questa, la prima, vince per qualità. Costa leggermente di più, però è un prezzo proprio giustificato anche da una qualità superiore, secondo me. Volevo parlarvi di come mai, secondo me, il 5 centimetri per 10 metri, perché se lo prendete da 10 metri comincia a costare molto meno piuttosto che i tagli più piccoli, sia per questo Opsi Flexis ma anche per Fixomul, diventa molto più economico prendendo il rotolino da 10 metri. Come mai con quello da 5 metri riusciamo a fare più o meno quasi tutto quello che facciamo anche con i rotoli più grandi? Ora, parliamo di un rotolo grande, questo 15 centimetri che costa veramente molto, un rotolone così. L'utilizzo mio è principalmente, lo farò quando sono certo che starò al mare per un determinato periodo o starò in piscina a frequentare le piscine per un determinato periodo. Io, mio figlio chiaramente, lui che c'ha il diabete tipo 1, e quindi un rotolo da 15 centimetri, la sua utilità io la vedo in questo modo. Facciamo finta che questo è l'Omnipod e io prenderò un 15x15, lo metto sopra e l'Omnipod risulterà completamente isolato dall'acqua. Che succede? Succede che, essendo isolato tanto sopra, tanto a destra, tanto a sinistra, potrà fare anche bagni. Questo è completamente impermeabile quando è ampio così. Potrà fare anche bagni di un'ora e non avrò il problema che il cerotto dopo mezz'ora deve uscire dalla piscina. Potrà rimanere in piscina e magari dopo 4 giorni lo toglierò. Mettiamo che io utilizzo il Descom. Allora, nel caso del Descom, io ugualmente coprirò, però in questo caso aggiungerò sopra uno strato di una garza. Perché? Perché avendo inserito una garzetta sopra, al momento che magari io dopo solo 5 giorni decido di rimuovere questa pellicola per un qualsiasi motivo, potrò rimuovere la pellicola senza aver danneggiato
il nastro adesivo, cioè il cerotto del Descom suo originale. Quindi il cerotto del Descom starà anche a mollo dentro al mare o dentro l'acqua per 5 giorni, per una settimana, per quanto deciderò di avere questo qua, e al momento che lo tolgo il cerotto sarà ancora al giorno zero, perché con la garza non ha avuto neanche l'adesivo del cerotto che copre questo. Questo con una cosa da 15 cm. Quindi io prendo sto coso, lo metto sopra, ho fatto. È altrettanto vero che questo tipo di approccio io potrei farlo sovrapponendo due o tre strisce, o anche più, tanto è veramente impalmabile, palpabile, di questo qua. Quindi io potrei decidere di prendere strisce da 12 cm, e quindi personalizzandolo mettendo 12 cm qua, 12 cm di qua. Allora, un altro modo per rinforzare il descom potrebbe essere questo, cioè avere una sagoma con un buco al centro da mettere sopra in questo modo. Ma anche in questo caso, quindi questa sarebbe più facile da farla con cerotto da 10 cm. Cioè prendo un cerotto da 10 cm, più o meno di queste dimensioni, gli faccio un buco al centro e lo vado a mettere sopra e funziona. Però io sono in grado di fare un rinforzo come questo e probabilmente anche meglio di questo utilizzando la barra da 5 cm. Immaginiamo di tagliare varie striscettine così con le forbici e andiamo a posizionare queste varie striscettine a croce in questo modo. Questo è il sensore, ne prendo una, la metto così, ne prendo un'altra, la metto così. Ne prendo un'altra, la metto così. Adesso, vabbè, questa non è della dimensione giusta per farci capire, però allo stesso modo, ecco, ne prendo un'ultima, la metto così, e quindi avendo messo varie striscettine in questo modo, io innanzitutto è più facile da fare, perché con le forbici io mi ritrovo a tagliarle 4, 1, 2, 3, 4, e poi le posiziono molto più facilmente rispetto a prendere un cerotto più grande, fargli il buco a centro e tentare di centrare il buco. Risulta sicuramente più complicato. Ma non solo, il cerotto sarà anche più resistente perché c'è questo effetto di intrecciare, così, cioè uno copre questo, questo copre questo, questo copre questo, cioè intrecciando in questo modo ottengo un effetto anche migliore. Poi qualora si rovina un angoletto, lo rivado a ripezzare, vabbè, quello lo potrei fare anche nell'altro caso, però questo tipo di copertura, di rinforzo, è ottimo già di per sé. Quindi questo è un rinforzo da fare tutti i giorni, anche il giorno che uno non va in piscina, è sicuramente un rinforzo che puoi fare tutti quanti i giorni, un rinforzo così a croce, e lo puoi fare con questo qua. Un altro rinforzo che noi stiamo facendo ormai, già sono alcune volte che lo facciamo e credo che continuerò a farlo, è per l'Omnipod. Nel caso dell'Omnipod, il distacco che può succedere è che ti si stacca l'Omnipod dal cerotto, cioè il cerotto rimane attaccato alla pelle. E l'Omnipod, magari dai una botta su uno spigolo della porta, ti si stacca l'Omnipod. Allora, per evitare questo, in modo molto facile, e soprattutto la parte pericolosa è se si stacca qua, dov'è la cannula, dov'è la punta che entra nella pelle. Allora, per evitare questo, basta prendere con un nastro da 5, questo da 5, e coprire la parte superiore. Quindi, se io prendo con le forbici e taglio qua, e vado ad attaccare così e così, qui tolgo l'aria in modo che premo e ho rinforzato l'Omnipod in questo modo. Io sto abbastanza tranquillo che l'Omnipod, ok, basta, qui tocca un pochettino, sto abbastanza tranquillo che l'Omnipod non me lo stacca nessuno. Potrei pure col nastro 5 metterlo così, semplicemente sopra in questo modo. Allo stesso modo sarei più che tranquillo. Quindi è un'operazione di rinforzo estremamente facile, taglio e rimane attaccato in questo modo. Quindi con il nastro da 5 riuscirei a rinforzare l'Omnipod, a rinforzare il Descom. Nel caso del Libre, il Libre qualcuno potrebbe utilizzarlo con il Blue-Con. Allora, nel caso uno lo usa col Blue-Con, il Libre va attaccato in modo molto più forte rispetto al solito. Normalmente, magari per il Libre basterebbe un piccolo fazzolettino così e uno copre il Libre e il Libre è più che rinforzato, insomma, per quello che serve. Quando c'è il Blue Gun abbiamo una spinta che potrebbe ulteriormente staccarla, e quindi io direi che ci vuole un pezzo più grande. Invece di un pezzo del genere ci vuole più o meno un 10x10, quindi ci vorrebbe una striscia del genere, un quadrato del genere, più o meno di queste dimensioni, che andando a coprire il Libre da tutte le parti te lo assicura. Una volta che il Libre è
attaccato in modo forte, sicuro, con una pellicola trasparente 10x10, a quel punto ci puoi mettere sopra un velcro. Vedete che qua c'è il velcro attaccato internamente, non so se mette a fuoco, però qui c'è il velcro. E allora a quel punto si può attaccare un velcro, ma non sopra il libro, sopra la pellicola che copre il libro, e andare ad attaccarlo in questo modo. Meglio ancora, secondo me, se una volta che questa è coperta dalla pellicola, va bene? Quindi questo c'è la sua pellicola che è così, questo l'abbiamo messo sopra. A questo punto, con una strisciettina da 5x5, l'andiamo a rinforzare in questo modo qua. Si mette qua in maniera tale, bella aderente in questo modo, in modo che non rimane aria. E poi un'altra pellicola da 5x5 da quest'altra parte, 5 lunga magari 10, in maniera tale che noi abbiamo creato anche questo attaccato con una pellicola trasparente che probabilmente proteggerà anche dalle docce. Se la facciamo ancora più ampia, proteggerà magari anche dai bagni in piscina, se uno la fa ancora più ampia, magari sovrapponendo varie strisce da 5. Io il motivo per cui ho preso la striscia da 15 è perché pensavo che era la soluzione migliore. Effettivamente, quando fai con un'unica striscia da 15, con una cosa così alta, rischi di lasciare molta aria all'interno. Poi l'aria diventa un punto debole di questa montagna qua, no? E quindi se tu hai tutta quest'aria qua, rischi che qualcosa te la buchi. Invece, mettendo varie strisce più piccoline, tu è più facile che nell'ultimo pezzo segui i bordi e quindi riesci a mettere tutto quanto bloccato con meno aria. Allo stesso modo, l'ho detto, lo possiamo proteggere in questo modo così. È con un grosso strato, ma invece di un grosso strato si può fare benissimo con tre piccoli strati da 5. Anzi, sicuramente è anche più facile non lasciare bolle d'aria facendolo con più strati da 5 cm. Allora, vediamo se ho fatto un riassunto di tutte le cose che si possono bloccare. Allora, il desk non l'abbiamo visto, il libro l'abbiamo visto con un 10x10 trasparente, e questo qua è l'Omnipod. Va bene ragazzi, vi lascio il link in descrizione di questo qua, che secondo me risulta essere proprio il migliore. Ok, vi lascio il link in descrizione di questo qua. Se in qualche modo avete consigli da darmi, avete fatto esperimenti che vi sono piaciuti, ditemelo nei commenti. Ciao ciao!